Domani alle 20.45 trasferta per il Pescara sul campo della Vispesaro. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa il vice Bucaro, che subito ha raccontato di aver accompagnato in mattinata Zeman alla clinica Pierangeli. Lunedì, ha detto Bucaro, Zeman verrà sottoposto a intervento chirurgico e solo dopo si capiranno, si conosceranno i tempi di recupero. La formazione non la so neanche io, me la dirà domani Zeman, ha detto il vice in conferenza stampa. Di sicuro però saranno assenti Aloy, squalificato, Accornero, Vergani, infortunati, e anche Merola non farà parte dei convocati. Dunque assenze pesanti in attacco, per il resto tanti dubbi, soprattutto in difesa, dove torneranno a disposizione Brosco, che ha scontato la squalifica, e Di Pasquale, che ha recuperato pienamente dal problema alla schiena. Ballottaggi in difesa, ballottaggi in mediana e anche dubbi in attacco. Occorrerà attendere domani per conoscere la formazione, ma con le immagini di Alberto Capo andiamo ad ascoltare i passaggi salienti della conferenza stampa di Bucaro. Intanto credo che sia doveroso in apertura di questa conferenza, se lei vuole mandare un messaggio a Zeman e ci vuole dire come sta, che umore ha il mister, poi parliamo della partita. Buongiorno, prima cosa, l'ho accompagnato questa mattina in clinica, stava abbastanza bene. Certo, va incontro a un intervento, quindi sempre un qualcosa di particolare, però lui era abbastanza tranquillo come al solito e sta bene, perché comunque nelle ultime settimane era migliorato parecchio, sta bene, però è una cosa che a detta dei medici va fatta prima, era stata programmata a giugno, è meglio farla prima, quindi meglio così, e spero che al più presto possa tornare con noi. La partita di domani, intanto come sta la squadra? Se a parte Accornero, Vergani e Aloy, che è squalificato, c'è qualche indisponibile, come stanno gli acciaccati? Qualche news dell'ultima ora? Sì, sicuramente mancheranno i due, Accornero e Vergani, più Aloy che è squalificato, gli altri stanno tutti bene. Per quanto riguarda i due acciaccati, diciamo da tempo, penso che nel giro di 15 giorni dovrebbero... Si spera che possano rientrare in gruppo, quindi ancora ci vuole un po' di tempo. La partita, come tutte, comunque hanno un inizio e una fine, sono tutte difficili, poi dipende come e quale sarà il nostro atteggiamento, che deve essere un atteggiamento di voglia, di applicarsi in quello che chiede il mister. E se riusciamo a fare queste cose possiamo fare una buona partita, come abbiamo fatto secondo me anche in parte l'ultima, però non ci è girata bene e l'abbiamo persa. Un'idea sulla difesa, Pellacani lo vedete solo come centrodestra, quindi Brosco, Pellacani la coppia, l'altra coppia di Pasquale Mesic, visto che sono due mancini, oppure Pellacani può giocare tranquillamente anche a fianco a Brosco? Diciamo in passato è successo che ha giocato con Brosco, lui centro-sinistra, Pellacani e Brosco centrodestra, quindi no, non, diciamo, le coppie non sono già prestabilite, nel senso se gioca il destro e il sinistro. Sicuramente giocando un destro o sinistro sei un po' più agevolato, però non si pensa a quello, nel senso potrebbero giocare anche due destri, non è quello il problema. Hanno giocato anche due mancini, perché hanno giocato in coppia anche Mesic e Di Pasquale ad Alessandria con la Juve Under 23, quindi no, diciamo, sicuramente nel calcio è sempre meglio avere un destro e un sinistro, però non guardiamo al piede per decidere i due centrali. Guardando anche un po' a queste caratteristiche della Vispesaro, che ha detto, quindi una squadra che nelle ultime 13 ha perso una sola volta e dà una sua identità ben precisa, in base a questa identità che voi avete studiato, servirà un Pescara soprattutto a centrocampo più forte nella fase di costruzione o più attento a non perdere i palloni, quindi a fare una fase di non possesso migliore? Perché ci sono due versioni del Pescara, quella che prova a giocare più di qualità e quella un po' più attenta. No, diciamo nell'idea del mister, nella nostra idea è quella di giocare più con la qualità, sulla qualità. È normale che nel calcio ci sono le due fasi, quindi devi anche difendere. Però non è una situazione, noi abbiamo le nostre giocate, i nostri concetti di squadra, poi in base alla partita, in base agli allenamenti settimanali, il mister può far giocare uno, può far giocare un altro, però...
la mentalità è quella di provare a imporre il gioco e di giocare a calcio. Una cosa tecnica su Meazzi: nel caso dovesse fare l'esterno alto, lo può fare solo a sinistra o anche a destra? Perché io ricordo con Lentella ci mise in difficoltà partendo da destra. No, lui può giocare in tutti e due i lati, perché comunque è un ragazzo molto disponibile, molto attento in quello che fa, è un grande lavoratore, quindi può fare sia a sinistra che a destra. Ok, allora io sempre sulla tipologia di partita che avete preparato, Tuniov, che parlando spesso con il mister in conferenza, dice che non ha la continuità nell'arco dei 90 minuti e ultimamente non è stato scelto per questa mancanza di aggressività e di ritmo. Come è stato in settimana? Come sta in settimana Tuniov? E se, servendo una partita di qualità, domani può essere un'opzione importante? In settimana è stato bene, sta bene. Sì, forse diciamo un difetto che si può trovare a lui, forse nella continuità di gioco nei 90 minuti, però ancora è giovane, può crescere, può essere una situazione che domani può essere messa in pratica, però come ho detto prima ne abbiamo tanti, tranne Aloy abbiamo altri 6 centrocampisti, la scelta la farà il mister domani, però anche Tuniov fa parte della lista che potrebbe partire titolare. Volevo sapere come stava Di Pasquale, se ha smaltito al 100% il problema fisico o se ancora non è il Di Pasquale di 2 settimane fa. Al 100% sì, l'abbiamo anche portato in panchina con la SPAL, non stava benissimo, però se ci fosse stato bisogno il ragazzo si sarebbe messo a disposizione. Sta settimana è andata tranquilla, sta bene, sì, quindi anche lui sarà arruolabile per domani.